lumari che bagna me pedi battito cori mi scurri in te vini uluri do soli che cattu mi fa come un bergamotto sapuri mi dà né autunno né inverno solo primavera un mare di verdi montagne di sabbia la porta è aperta la mattina a sera ti voti e ti giri è solo da labbra. Solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina sera, ti voti e ti giri, è solo Calabria. Amici di Video Calabria, benvenuti ad un'altra puntata di Sei Calabrese Sei in compagnia di Alvin Tripodi dei Bechemoro in barba ed ossa. Ragazzi, allora oggi siamo venuti in visita in un paesino che si trova a circa 300 metri di altitudine sul livello del mare, si affaccia sulle splendide coste catanzaresi e ha circa 2000 abitanti. Pensate, la leggenda narra che la popolazione si sia insediata qui addirittura attorno all'anno 1000. Ci troviamo a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, ma prima di andare a trovare Nicola, il sindaco, che mi dirà cosa c'è di bello e cosa posso andare a scoprire in questo paese, ricordiamo i nostri contatti. Allora, per invitarci nel vostro paesino scrivete a me, Alvin Tripodi, profilo su Facebook, oppure cercate i contatti su www.videocalabria.tv. Benvenuti ad un'altra puntata di Sei Calabrese Sei. E ciao Nicola, come stai? Ciao, benvenuto. Grazie per averci accolti in questo bellissimo borgo. Grazie. Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio è un paese bellissimo, a circa 350 metri di altezza, ha una storia, parte dal X secolo e ci sono una serie di bellezze naturali. È un'urbanistica eccezionale perché i nostri avi ci hanno lasciato un'urbanistica splendida, nessuna provinciale lo attraversa, quindi teoricamente potrebbe essere un'isola pedonale, è soltanto abbracciata da questa provinciale, il resto si entra in questo corso e poi si sviluppano tante altre bellezze. Bravo, bravo, tu il cicerone della puntata, sì, bravo, mi stai facendo del cicerone, io sono subito curioso, cosa posso andare a vedere di bello a Sant'Andrea, a scoprire sei di Sant'Andrea, se... Io vi invito a vedere non solo le bellezze, ma intanto la domenica di Pasqua a mezzogiorno questo corso si riempie di due ali di folla e c'è la confrunta, quindi c'è il santo, c'è la Madonna. La confrunta. La confrunta. Quindi sei di Sant'Andrea se conosci la confrunta. Se conosci la confrunta, se conosci i fiscottini, che è un prodotto tipico di Sant'Andrea, e se conosci quello che abbiamo alle nostre spalle, che è la Scala di Iannoni. Se conosci la chiesa di Sant'Andrea, se conosci la Villa della Fraternità, che è una struttura, una fondazione che nasce intorno agli anni 50 ed è di assistenza agli anziani, adesso è stata accreditata l'Hospice di Sant'Andrea, quindi è una struttura sanitaria, sociosanitaria, di assistenza ai malati terminali. Se conosci il collegio delle suore, se conosci la casa della Monachella di San Bruno, che è il cui decreto per la santità, per la venerabilità è stato letto proprio domenica scorsa, per cui ci sono tante bellissime insomma cose. Già un elenco molto ricco, regia, mi raccomando, ti sei annotata tutto, perché io già già l'ho dimenticato, mi raccomando, io parto subito. Nicola, parto subito. Sì, vi invito, aggiungo soltanto che noi abbiamo due bellissimi villaggi d'estate che offrono un'ospitalità a circa 3.000 persone, ma questo consente di mantenere le spiagge libere al 60%, sono 4 km di costa, la metà è spiaggia libera, il resto sono spiagge attrezzate. Allora io verrò sicuramente quest'estate a passare un po' di tempo di relax in questa splendida spiaggia libera nei villaggi di Sant'Andrea. Allora Nicola, concludiamo questa introduzione con la fatidica domanda che faccio a tutti. Mi raccomando, guardi in camera e rispondi, sei calabrese se? Se guardi Video Calabria. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Essere diversi.
sei di Sant'Andrea sullo Ionio, se conosci Palazzo Iannone, le scalinate del Palazzo Iannone, classico punto di incontro del paese, e io lì che ti incontro, Domenico. Ciao Domenico, come stai? Ciao. Come si dice? Tutto a posto? Tutto bene. Bella tutto giornata. Bene. Eh? Bella giornata. Allora, sì. Io come l'hai chiamare? Palazzo Iannone, scalinate Iannone, dimmi tu. Vabbè, questo è il Palazzo Iannone. E la scala era un punto di ritrovo, un luogo di ritrovo di noi ragazzi, che era il luogo preferito per fare quattro chiacchiere. Voi come la chiamate qui confidenzialmente? A Scala Iannone. A Scala Iannone, quindi sei di Sant'Andrea, se conosci A Scala Iannone. Sì. Quindi durante le giornate, magari dopo pranzo, dopo cena, si andava a scambiare due chiacchiere, magari fare anche qualche conoscenza A Scala Iannone. Sì, e di fronte alla Scala Iannone c'era il monumento ai caduti, dove era il ritrovo invece degli anziani. Nelle okay. giornate solaggiate si mettevano nelle panchine a scambiare due chiacchiere pure loro, e c'era una particolarità: a fianco alla scala di Iannone c'era un pioppo, un grosso pioppo che poi è stato tagliato, e praticamente gli anziani che c'erano di fronte a noi, e quando ci vedevano arrivare, dice arrivaro sotto l'arbore della scienza. Praticamente questo qua, siccome ci vedevano così a chiacchierare senza così di, come dei filosofi, diciamo, dice, ma che stanno parlando? Che stanno parlando come di scienziati sotto l'arbore della scienza. Allora questo qua era l'arbore della scienza. Infatti anche questa mattina ci sono un paio di persone sotto ancora l'arbore della scienza, anche sì, se l'arbore non c'è più, se n'è andato via, però il punto di ritrovo resta. Era quello, sì. Era, quindi, e rimane quello. Ci sai dire qualcosa anche sul palazzo dietro le scale Iannone? Perché il palazzo, anche mi sa che è un palazzo molto antico. Sì, se non sbaglio del 700. C'è una cappella all'interno, dove non la ricordo, però probabilmente si diceva pure messa. Non so solo se a livello interno del solo dei proprietari oppure se era aperta al pubblico, questo non lo so. Però a fianco c'era un frantoio, quello me lo ricordo che era attivo, ancora attivo, quindi parliamo di 40 anni fa, 40 anni fa ancora era attivo questo frantoio. Perfetto, Domenico, hai da fare? Da fare ora, no. 2 minuti. Andiamo sotto l'arbore da scienza, andiamo. Ragazzi, io vado a fare due chiacchiere con Domenico sotto l'arbore da scienza, andiamo. Parlami ancora del paese, parli. Non morire, basta respirare. Salutiamo i giovanotti Scala Iannone, buongiorno. Grazie. Che si dice? Questo purtroppo è un paese di anziani, perché i giovani sono andati tutti via, non ci sono. È un dire. Ora cacciaro l'arbore da scienza, sentirlo. Sì, se non sono andati tutti non c'è lavoro, bello mio. Quindi siamo. Ma di cosa si parlava stamattina? Perché io so, mi hanno detto che sei di Sant'Andrea, se conosci Scala Iannone, che è uno dei principali luoghi di ritrovo. Dei palazzi Iannone, diciamo. Ci si trova sempre per parlare. Sì, è il punto d'incontro, perché è un punto centrale del paese, e parlavano i nostri nonni, i nostri genitori, quindi è una cosa che si tramanda. Si parla del più del meno, e si pettegola pure. È bravo. Di cosa stavate parlando oggi? A Giantasto oggi Buddina, che Giantasto? Non c'entrava niente, perché faccio un contadino. Che facci tu? Per passare il tempo di pallone, barra di pallone. Ci sediamo. Ok, saluti chi vuole. Guardi in camera e saluti chi vuole. Un saluto a? Saluto a Sant'Andrea. Ci segue pure Sant'Andrea, vai, saluta pure tu. Saluto a tutti. Saluti gli amici di Sant'Andrea, amici e non. E gli amici di Sant'Andrea. L'appuntamento, mi raccomando, è sempre qui. Dove? A Scala Iannone, dove c'è il signore che tiene. Tiene un lampione, A Scala Iannone tiene un lampione. Non ti muovere? No, fermati qua. Andate a cadere ancora, capisci? senza de pensare. Guarda all'orizzonte, c'è un monte che varcare. Sentate, fatte sentire, parla e può fatte parlare. Pensa sempre a fa pensare.
Ah, scale, scale, sempre le scale mi fanno fare, amici di Video Calabria, mi trovo a scoprire un altro dei sei di Sant'Andrea, se conosci Villa della Fraternità, e qui c'è la nostra Marina che ci aspetta. Marina, 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 come stai? Bene, bene, grazie. Allora, tu ti chiami Marina? Sì, sono la nipote di Don Edoardo Varano, che è il fondatore di questa... di quest'opera, che è un'opera di assistenza agli anziani aperta fin dal 1961 e oggi in realtà complessa, costituita dal centro anziani, dal centro medico, nonché da un'ultimissima realtà che è il Sant'Andrea Hospice, che è una struttura per malati terminali. E da quando è stata istituita quest'ultima realtà? È operativa da proprio recentemente, da marzo del 2017. No, è proprio recentissima. Recentissima, sì, recentissima. Allora, nello specifico, le vostre opere, quante persone accogliete e cosa fate durante le giornate? Cosa fanno i nostri... Allora, dunque, per quanto riguarda il centro anziani, ci sono più di 60 anziani che trascorrono la giornata cercando di, come dire, occuparsi sia di darci una mano nella gestione del quotidiana, sia di, come dire, trascorrere il tempo allegramente quando vengono gli volontari e comunque gli animatori che gli fanno trascorrere delle belle ore. Mi raccomando, dici a questi anziani simpatici di guardare Video Calabria, perché nei prossimi giorni vedranno anche Marina, la responsabile. Sì, glielo dico sicuramente. E sei calabrese, sei calabrese. Tu ti chiami Marina? Come mai ti chiami Marina tu? Per quella canzone che hai appena letto. Sì. Per Marina, Marina, Marina. Sì, sì. Piaceva moltissimo a mio papà. Invece, in realtà mi chiamo Maria Caterina all'anagrafe. Però da Marina. Quando sono nata sono Marina per quella canzone lì. Meno male, meno male. Magari ti piacesse una canzone di Gigi D'Alessio, invece no. Ti è andata bene. Marina è un bel nome. Marina è un bel nome. Perfetto, Marina. Volevo sapere, non so, qualche altro curioso aneddoto, qualche altra storia curiosa. A chi possiamo intervistare magari di persone che passano? Qua, signore, signora, si fermi, signora, dove va? Onde sta dicendo? Hanno una domanda. Fermatevi qua con noi. Vieni Marina, vieni, così facciamo il salutino insieme. Abbiamo parlato di questa magnifica struttura di Sant'Andrea, però volevo sapere un fatto curioso, una bella storiella. Ah, prima che vi venga a testa, vai. Prima che mi venga prima, a testa. Sì. Allora, io ricordo un dottore appena laureato che ha avuto un incarico di sostituire il medico condotto. E allora la prima volta che va a visitare, muore una persona, lo va a visitare per sapere se fosse morto veramente, e incomincia con lo stetoscopio a sentirlo dappertutto, il polso, le varie parti del corpo. Senti, insomma, la banda, senti in aria, sì, senti. Sta moglie alla fine si è stancata e ha detto: dottore, non vi sbrigate che se non cacciola. Non cacciola. Cosa vuol dire in cacciola? Si intosta, lo dovevano vestire, ancora. Se no diventa... Questo non finiva più di visitarlo. E non possiamo neanche più vestirlo, capito? Capito, ecco. Questo è l'aneddoto, signora. Abbiamo parlato con la signora? Anna, anche Marina, anche Anna è un bel nome, perché Anna pensa, Anna, letto al contrario come si legge? Anna sempre Anna, da qualsiasi lato la si vede. Allora, concludiamo questa piccola visitina alla Villa della Fraternità, un bellissimo posto. Mi raccomando, venite a trovare le persone che stanno qui, perché hanno anche bisogno di un po' di compagnia. Certo, i volontari maggiormente. Io sono una di quelle che faccio un po' di volontariato. Signore, concludiamo, vi posso dare un bacio? Grazie per questa opera di fraternità che voi fate. Ci salutiamo con la fatidica domanda. Io vi faccio una domanda, voi mi date una risposta, ok? Sì. Allora, sei calabrese se... Se guardi Video Calabria. Brava, brava Marina, brava Anno. Altro bacino. Brava. Se io vivo a Roma. Arrivederci. È su Calabria. È su Calabria. Sei di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, se conosci Fabaldino e Asciodda, i misteri, le leggende che si celano
attorno a questo luogo. A parlarci di queste cose troviamo Alfredo. Ciao Alfredo, come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, questo è Faballino. Faballino è un toponimo che indica una zona di Sant'Andrea. Questo è la sciodda e il dirupo più impressionante. Che vuol dire la sciodda? Sciodda è un dirupo, è il dirupo più impressionante che Sant'Andrea si ritrova. In questo luogo, Faballino, questa sciodda si dice, nella vecchia leggenda racconta, che una volta gettavano in questo luogo gli anziani, i vecchi che non servivano più a nulla. La leggenda invece si racconta così. Quella leggenda purtroppo oggi è realtà perché si può osservare con gli occhi e si può toccare con le mani, si può tangere questa realtà. Quindi qua sono finiti nel 66, dopo la demolizione della chiesa matrice, oltre 15.000 i resti di 15.000 persone che erano seppellite nella chiesa matrice, perché una volta i cadaveri, prima del 1890, che era una legge napoleonica, i cadaveri venivano seppelliti, inumati nelle chiese del paese. E nel 66 le ruspe sono arrivate alla pavimentazione e quindi hanno cominciato a caricare tutta questa roba, materiale di risulta, cioè sterro e altra roba, insieme ai cadaveri. Io ero ragazzino, gli correvo dietro e questi buttavano tutto qua sotto. E un paio d'anni fa, due o tre anni fa, il centro anziani di Sant'Andrea ha tentato, per dare un esempio, di riprendere e di recuperare alcuni elementi architettonici della chiesa. Abbiamo recuperato quattro grossi blocchi in granito di fiume e purtroppo, questi elementi qualcuno è venuto e l'ha presa, non ci sono più, erano in attesa di sistemazione, li avevamo lasciati in questo punto. Allora, prima li hanno buttati perché non servivano, poi... Noi li abbiamo recuperati e qualcuno è venuto. Perché erano nelle chiese? I morti venivano inumati nella chiesa matrice attraverso una botola che era la fossa comune. Chi aveva le possibilità gli veniva data, scegliersi una tomba personale in chiesa e veniva inumato in quella tomba personale. Il popolo, quelli che non avevano nulla, venivano inumati in una botola comune e periodicamente venivano insaccati. La pratica era questa: si legavano i piedi e le braccia per non ostruire e poi venivano chiusi in un sacco. Il sacco veniva ulteriormente legato e poi venivano insaccati in questa botola. Periodicamente venivano rimossi. Chiamavano i scarramuerti di Catanzaro, che erano specializzati a rimuovere i cadaveri, e li spostavano nell'unica torre che ancora è rimasta in paese, oppure in un altro locale che era adiacente alla chiesa, che si chiamava, perché non c'è più, cimitero. Proprio un cimitero. Un cimitero. Dove venivano i scarramorti. I scarramorti prendevano i cadaveri già consumati e li mettevano in questo locale chiamato appunto cimitero. Quindi questa è la leggenda che comunque affonda fatti storici realmente accaduti a Faballino. Qua ci sono ancora a Sciodda. Quindi ragazzi di Video Calabria, avete qualcosa a casa di cui volete disfarvi, non lo so, avete un disoccupato, mamma hai un disoccupato a casa, no, te vuoi disfarvi, vieni a Sciodda, io te lo da a Sciodda, portiamo nella Sciodda di Faballino. Okay. No, a parte gli scherzi, bisogna avere sempre il rispetto per l'ambiente, sempre, e soprattutto anche per i luoghi che conservano queste leggende, comunque storici, no? Anche se sono delle leggende un pochino tristi. Allora vieni qua, Alfredo, non è che sarà mica colpa di Alfredo tutta questa... No, io mi sono adoperato a pubblicizzare questo fatto, i politici non gliene frega niente perché i morti non portano voti. E quindi non è finita qua, perché prima o poi questi resti dobbiamo recuperarli simbolicamente, perché
diversamente la nemesi storica si girerà contro verso di noi. E ma sì, Alfredo, non ci pensare, continua a tramandare queste leggende. Noi continuiamo questo viaggio a Sant'Andrea dello Ionio. Grazie ad Alfredo per questa. Niente, prego. Ti lascio con una domanda, Ti faccio una domanda, tu dammi una risposta. Sì. Sei calabrese se? Se guardi Vito Calabria. Sa pure questo. Comunque la televisione guardala, perché sennò poi se non guardi Vito Calabria la, la butti qua, okay. Sciolta, butti il Vito. E sei di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, se conosci il personaggio del paese, Pasqualino. Ciao Pasqualino. 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 Pasqualino Frustaci. Tu sei di Sant'Andrea da quanti anni? Nato e cresciuto. Nato e cresciuto. Non mai emigrato. Sempre qua. Sempre. Sei uno prodotto tipico di Sant'Andrea tu. Sì, il primo. Tu che facevi in tua vita? La vita? Il pastore. E poi il commesso, e poi compravo castagne. Ma quante cose facisti in tua vita? Tante? Tante. Senti una cosa. Compravo capretti, avevo 100 capri e ne vendevo 500 capretti. Me lo portavano da Bedolato con la Lapa, Antonio Pernera e un altro li portavo e io li vendevo. Sti 500 capri, 500, li guardavi tu oppure ti facevi aiutare? Io 100 capri erano i miei, li avevo il pastore, però facevano 100 capretti questi capri, non più, ma però ne vendevo 500 che andavo, me li portavano qua i pastori amici di Bedolato e di Isca. Me li portavano qua perché nel 60 era il boom. Io andavo anche, sono andato dal sindaco, all'epoca c'era Megali, che era un signore, e è venuta la guardia qua, era piena di capretti, tutto qua, pure il gabinetto. Mi ha trovato tre. I capretti in tuo gabinetto? Sì. I capretti. Trovavo e li vendevo. Lui trovava i capretti dovunque. Ma sti pecore, da solo li guardavi o c'era qualche ragazzo che ti aiutava? No, i capretti li portavano. I capretti, le pecore, chi le guardava? Li guardavi tu oppure ti facevi aiutare da qualcuno? No, avevo il pastore. Ah, ok. L'ho dato 500.000 lire del 1972. A questo mio pastore che me li ha guardato per 17 anni. Nessuno le ha dato fatto la sicurezza. Era bravo pastore, erano bravo. Era bravo. Non perdivo mai una pecora, a 17 no, anni. No. Tanto vero che tante volte si andava la moglie per una bottiglia, non gliela dava una bottiglia di latte. Io ho sgridato la moglie, datele il latte quando venne vostro moglie. Hai capito? Non ci dava manco latte a sua moglie, no, per quanto bravo. C'era un pastore ligio al dovere. Era proprio. Cicchitano Sostene. Si ricorda pure i nomi, è un'enciclopedia. Ed hanno due figli qua. Ma esistono pastori bravi o esistono anche pastori cattivi? Pastori cattivi sono quelli che non mi guardavano le pecore, quello più. Hai avuto pastori cattivi? È licenziato. Lo licenziato. Perché faceva sto pasto? Si ubriacava e lasciava le pecore. Ah, si ubriacava? Dentro, perché per invidia che io mi andavo da fare, queste qua si ubriacava. E un giorno trovo la moglie con i bambini piccoli qua, dicevo, tua madre dov'è? È andata a trovare le pecore a 2 chilometri di qua, in questi burroni. Si chiama Lipogliara.
dice, beh, sì, quando vado lì li trovo alla moglie che vive su un burrone con serpente, a senaglia, quelli serpenti come qua, lunghi come qua, dove è freddo. E ho gridato, moglie, alzati, hai il serpente. E si mise. Hai salvato la. A salvarla, ad aiutarla. E quando. Oh. E quindi lo licenziaste perché in breve sarebbe. Hai capito? L'ho licenziato. E poi. Ma quando... senti una cosa, Pasquale, una cosa. Tu sei sposato, hai dei figli? Sì, cinque figli. Cinque figli, maschi, femmine, di tutti. Cioè no, tu, un maschio che per l'incidente è a San. Vabbè, hai quanti maschi c'hai? Uno. Un maschio e quattro femmine. E quattro femmine. Ok. Sono tutti sposati? Tutti sposati. Ma senti una cosa. Uno no. Ma raccontami, perché tu, voglio dire, devi dire queste cose in tua vita, anche di cose tradizionali, raccontami un fatto tipico, che so, e quando la gente a Sant'Andrea si maritava, non lo so, per esempio la prima notte di nozze, parliamo che queste cose piacciono ai nostri amici di Vito Calabria, cosa si faceva la prima notte di nozze? La prima notte di nozze, si sberginava. Si dice proprio così? Si dice proprio... E questo è il nuovo vocabolo tipico di Sant'Andrea. Sì, e poi... Si faceva l'amore, diciamo... Si faceva l'amore. E le mamme presentavano i figli, andavano a vedere il sangue. C'era l'usanza che si mentiva, diciamo... Quando è venuto mia sorgera, non ho trovato niente... Non c'è un solo russo, diciamo. No, è normale. E hanno cominciato. Dice, tu, stanotte, che faceste? Un zeppi. Un zeppi, non hai saputo. Non sapeva niente, sì. Ha saputo, perché maniava ai sacconi. Ovviamente cercava il colore, cercava il segno di Pasquale, cercava il segno della... Sì. Poi io... Quando ho visto disperata alla suocera, le dissi io, e guardava che volava la palumba, e guardava che... Pasquale, che facevi tu? Non c'è più. E guardava e dissi, si pistava la suocera, ma la fortuna che non hai capito a Pasquale. Pasquale, quanti anni hai tu, in grazia di Dio? 89. 89 anni. Li finisco. E da quanti anni è che è volata la colomba? Dal primo giorno che mi sposai. Complimenti Pasquale, complimenti. Tu sei una persona veramente, guarda, grazie. Sei una ricchezza, sei un'enciclopedia. Io facciamo una cosa, salutiamo gli amici di Video Calabria e io rimango qua e ci raccontiamo altre storie, perché sì, mi è venuto l'acquolina in bocca. Allora, saluta gli amici. Allora, grazie agli amici che anche oggi ci hanno seguito nella nostra trasmissione. Vino, aspetta, chiude, quasi bicchiere di vino mi ferma bello con Pasquale. Ora lo prendiamo, prima salutiamo gli amici di Sei Calabrese Sei Video Calabria. Vi aspettiamo sempre ogni pomeriggio alle 14:10, prima televisione della Calabria. Allora, saluta gli amici di Video Calabria e ripeti, se guardi Video Calabria, ok? Se guardi Video Sei Calabrese Sei, se guardi... Guarda la Calabria! Video Calabria! Viva la Calabria! Vai Pasquale! Ciao Pasquale! Saluta Pasquale! Viva saluta. Il Ministero dell'Interno! Profumo mari che bagni me peli, battito cori, mi scurri in te vini, puluri d'ossuni, che caddo mi fa, come un bergamotto, sapori mi dà, né autunno né inverno, solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina sera, ti voti e ti giri, è solo Calabria. Solo primavera, un mare di verde,
Calabria.